Circa 2.000 persone sono scese in strada ad Arcangelo sul Mar Baltico per protestare contro la decisione del governo russo di creare una gigantesca discarica nella regione. L'area scelta per il progetto è vicina al villaggio abbandonato di Shiyes, tuttora collegato a Mosca da una linea ferroviaria. Si tratta di una zona remota e scarsamente abitata. Stando ai sondaggi, il 95% dei cittadini della regione di Arcangelo è contrario alla realizzazione dell'opera. Sentiamo solo bugie e vediamo illegalità ovunque, e quando proviamo a combatterla ci reprimono, dice questa manifestante. Le proteste contro il progetto sono iniziate mesi fa. Inizialmente le autorità locali hanno negato che si trattasse di una discarica, visto che nello stesso periodo il governo ha approvato una legge sui rifiuti con cui è stata introdotta, almeno formalmente, la raccolta differenziata. Come si dice in questi casi, il pesce puzza dalla testa. L'impeachment per il presidente dovrebbe essere la prima cosa da fare, dice questo attivista. Lo abbiamo eletto e cosa abbiamo ottenuto? Una pessima riforma delle pensioni, l'IVA è aumentata e la situazione è peggiorata. Nonostante le manifestazioni di protesta a cui hanno aderito diverse città nella regione, i lavori per la costruzione della discarica vanno avanti. Stando alle organizzazioni ambientaliste, l'opera violerebbe diverse norme sanitarie in quanto si trova sulla riva del fiume Vichegda, un affluente della Dvina settentrionale, la principale fonte d'acqua della regione.